Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata alla politica. Iniziamo dalla scelta del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha optato, così come era già stato affermato in precedenza per il Senato, ha scelto le colonne della Repubblica per fare questo annuncio che domani sarà formalizzato anche all'interno del Consiglio regionale, che tra l'altro ha molti punti caldi all'ordine del giorno. Ma torniamo sulla scelta di D'Alfonso e lo facciamo andando ad ascoltare il servizio di Giovanni Minicozzi. Il Presidente della Regione, nonché senatore eletto il 4 marzo scorso, Luciano D'Alfonso, ha scelto il quotidiano La Repubblica per annunciare che optetterà per Palazzo Madama e si dimetterà dalla carica di governatore. D'Alfonso ha anche stigmatizzato i presunti tentativi da lui messi in campo di non dimettersi subito per far slittare le elezioni regionali alla prossima primavera. Nei primi 2 mesi il Senato non ha fatto nulla e c'era il fondato sospetto di un ritorno anticipato alle urne, ha dichiarato il governatore. E poi ha aggiunto: ho sempre sostenuto che avrei deciso dopo la convalida della mia elezione al Senato. Il 7 settembre, ha concluso D'Alfonso, farò una grande iniziativa pubblica per spiegare agli abruzzesi quanto di buono ho prodotto nel corso della mia legislatura. In realtà, però, il governatore è stato costretto a dimettersi dalla decisione assunta dalla Giunta per le elezioni del Senato, la quale si è riunita nei giorni scorsi e gli ha notificato a mezzo raccomandata la sua incompatibilità, dandogli 3 giorni di tempo per scegliere o il posto al Senato o restare presidente della regione. A questo punto, se le dichiarazioni di D'Alfonso sono veritiere, le elezioni regionali si svolgeranno in autunno, tra novembre o al massimo i primi giorni di dicembre. Ovviamente, con le dimissioni del presidente decade l'intero Consiglio regionale e tutte le proposte di legge in itinere, tra le quali la modifica della legge elettorale per reintrodurre il voto disgiunto e la surroga degli assessori, quest'ultima chiesta anche da Forza Italia, che però nega con il suo capogruppo Lorenzo Sospiri ogni inciucio con la maggioranza, non potranno più essere approvate a meno di un ripensamento del Presidente sulle sue dimissioni. Considerato l'ostruzionismo fin qui attuato da D'Alfonso per fare slittare il voto a marzo, tutto è possibile. Staremo a vedere. E a proposito di voto, c'è tutta la discussione sulla legge elettorale per andare a votare, appunto la legge elettorale regionale. Il partito della Rifondazione Comunista dice no alla legge elettorale che definisce liberticida, secondo i due esponenti Acerbo e Farsi. Il PD infatti porterebbe in Consiglio regionale nella seduta di domani una legge assolutamente sbagliata e con un tetto troppo alto per quanto riguarda la soglia di sbarramento. Sentiamo il servizio con l'intervista a Maurizio Acerbo, realizzata da Paolo Renzetti. Si tratta di un golpe, l'ultima porcheria di Luciano D'Alfonso e della sua cricca che oramai sta fuggendo a Roma di fronte al proprio fallimento. Segnalo una cosa, che in Turchia ci sono leggi di questo tipo. Si tratterebbe del raddoppio della soglia di sbarramento, non ha a che fare con la governabilità, perché c'è un premio di maggioranza, per cui chi vince la maggioranza ce l'ha è molto forte, riguarda chi farà l'opposizione. È un'iniziativa che contrasta con lo spirito, la lettera o lo statuto, che dice che negli ultimi 6 mesi di una legislatura non si cambia la legge elettorale. Vogliono modificare anche i criteri di calcolo per l'assegnazione dei seggi. Questo lo fa una ex maggioranza che sa di perdere e vuole modificare le regole del gioco prima di andare appunto alle elezioni. Noi invitiamo le consigliere e i consiglieri che vogliono salvare la propria dignità domani a opporsi a questa porcheria, come ad altre che arriveranno, come una nuova legge urbanistica regionale su cui non hanno neanche fatto la consultazione delle associazioni ambientaliste. Una cosa che davvero dà la misura della decadenza della politica nella nostra regione. L'8% è una soglia di sbarramento assolutamente liberticida e antidemocratica.
E dunque questo è uno dei temi che saranno all'ordine del giorno domani nella seduta del Consiglio regionale, mentre questa mattina è stata approvata in prima commissione consiliare della Regione la legge che istituisce il comune della Nuova Pescara. Soddisfazione espressa dal vicepresidente del Consiglio regionale Lucrezio Paolini, che è uno dei componenti del comitato promotore del nuovo comune metropolitano. Il voto favorevole sulla legge istitutiva, dice Paolini, segue lo straordinario risultato del referendum e vede oggi un importante risultato prima della definitiva approvazione della legge che mi auguro, dice ancora Paolini, possa avvenire domani nel Consiglio regionale. I cittadini hanno voluto con oltre il 70% dei consensi la nascita di una nuova grande città che migliorerà la qualità dei servizi e consentirà un migliore sviluppo di tutto l'Abruzzo. Queste le parole di Lucrezio Paolini. E adesso proseguiamo con la politica, l'avete ascoltato anche nel servizio dalle parole di Acerbo, c'è in discussione domani anche la legge urbanistica, critiche arrivano soprattutto dalla CGIL che solleva dei dubbi sulla legge che dovrebbe approdare domani in discussione. Il sindacato esprime tutte le sue perplessità sugli effetti sul mondo del lavoro e sul comparto cruciale come quello dell'edilizia. Critiche anche le associazioni ambientaliste. Italia Nostra, WWF e Lega Ambiente, infatti, hanno inviato questa mattina a tutti i consiglieri regionali le loro prime osservazioni sulla proposta di legge urbanistica abruzzese, insieme a un appello affinché una legge di questa importanza non venga approvata con quello che definiscono un assurdo blitz di Ferragosto senza un adeguato confronto con il territorio che coinvolga anche le associazioni. Sentiamo. La legge sull'urbanistica, questo è il tema della conferenza stampa di questa mattina qui in CGIL a Pescara. Si parla dei risvolti che questa legge potrebbe avere anche in campo occupazionale, ma non solo del fattore. La legge urbanistica è una legge di indirizzi a cui devono seguire scelte politiche concrete. Proprio per questo ci sarebbe stato bisogno di una grande discussione pubblica capace di coinvolgere le parti sociali, capace di coinvolgere le associazioni ambientaliste e culturali, capace di coinvolgere i comuni. Ecco, tutto questo non è avvenuto. E ci auguriamo che non vengano fatte forzature nel corso delle prossime ore, portando nel Consiglio regionale di domani la discussione sulla legge urbanistica, perché tra l'altro renderebbe difficile una discussione approfondita anche tra gli stessi consiglieri regionali, quando invece è una legge che meriterebbe una discussione molto più approfondita. Ma noi non facciamo critiche soltanto sul metodo seguito fin qui, facciamo critiche anche sul merito di alcuni contenuti della legge. L'Abruzzo è un territorio ad altissimo rischio sismico, ad alto rischio idrogeologico, e una legge urbanistica dovrebbe prevedere l'elaborazione di un grande piano per la messa a norma e per la messa in sicurezza degli edifici, appunto, che hanno un grave rischio sismico e per dare sicurezza alla stessa popolazione. Il territorio abruzzese, in secondo luogo, è molto ricco di piccoli comuni collinari, piccoli comuni montani, che stanno subendo un progressivo processo di spopolamento perché non vi sono servizi, non vi sono attività economiche, non vi sono opportunità di lavoro. Allora una legge urbanistica dovrebbe prevedere una pianificazione capace di portare in questi territori appunto nuovi servizi, nuove relazioni, nuove opportunità di sviluppo. In terzo luogo servirebbe un grande piano di infrastrutture a sostegno di politiche di sviluppo, di politiche industriali per creare nuove opportunità di lavoro. Nella legge queste cose sono trattate molto superficialmente o non ci sono proprio. Ma c'è un secondo punto, che a nostro avviso è il punto più delicato e di maggiore criticità. La legge dice che bisognerebbe evitare nuovo consumo di suolo. È un principio giusto. Il problema è che molti articoli della legge contraddicono questo principio. Andiamo avanti e cambiamo argomento. 18 associazioni hanno scritto questa mattina alla Regione Abruzzo per opporsi alla istanza di riesame depositata dalla ditta Abruzzo Energie Rinnovabili SRL per la revisione della decisione con cui il Comitato VIA lo scorso 22 di maggio aveva imposto la procedura completa di valutazione di impatto ambientale per il progetto che prevede di intubare il torrente Rianza Capistrello ai fini della
la produzione di energia idroelettrica. La Regione aveva stabilito la necessità della più approfondita procedura di VIA, tenendo conto dell'importanza naturalistica, paesaggistica ed idrogeologica del torrente Rianza, uno dei pochi corsi d'acqua ancora sostanzialmente immacolati nell'area della Marsica e della Valle dell'Iri. Le associazioni hanno evidenziato che la decisione del Comitato VIA deve ritenersi definitiva in assenza di elementi di novità oppure di errori procedurali tali da poter mettere in discussione una decisione già presa. Domani una delegazione delle associazioni ambientaliste sarà presente in audizione al Comitato VIA per chiedere la tutela del corso d'acqua e la conferma della decisione assunta dal Comitato nel mese di maggio. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Denuncia scorrettezze nelle modalità di prelievo delle acque e cattiva fede il sindaco di Rocca San Giovanni che accusa Goletta Verde. Secondo il primo cittadino del comune frentano sarebbe in atto una vera e propria campagna denigratoria nei confronti di Rocca San Giovanni perché, continua il sindaco, i prelievi dell'Arta non segnalano criticità al contrario di quelli di Goletta Verde. Sentiamo il servizio. Scorretto e denigratorio il comportamento di Goletta Verde, il simbolo ambientalista di Legambiente che ogni anno analizza campioni di acqua in vari punti balneari della costa abruzzese. E il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito, a contestare i risultati del monitoraggio diffusi in settimana e che hanno bocciato tre località in provincia di Chieti, tra cui la foce di Rocca San Giovanni. Secondo il primo cittadino, il campione analizzato non è assolutamente rappresentativo della buona qualità delle acque di balneazione, in quanto il prelievo è stato effettuato dietro uno scoglio del torrente che sfocia in mare, dove l'acqua ristagna. Si tratta dunque di una vera e propria campagna denigratoria. Le certificazioni dell'ARTA sono sempre state confortanti, dunque Goletta Verde agisce in malafede. Non credo che questo sia il modo migliore per poter fare un prelievo e vedere se le acque sono inquinate o meno. Questo è assolutamente assurdo. Anche perché, ci tengo a ribadire per l'ennesima volta, ma ogni anno succede questa storia. Io ho le analisi, i risultati delle analisi delle acque di balneazione fatte dall'ARTA 4-5 giorni fa, che mi dice che è tutto a posto. I punti di prelievi sono due eccellenti e uno buono. Quindi io, come istituzione, devo tener conto dei risultati dell'ARTA. Però questa fotografia così è veramente assurda e ridicola. Questo vuol dire mettere in ginocchio un intero territorio, che è quello di Rocca San Giovanni. E io non ci sto a queste cose, non ci sto. E non è la prima volta che Goletta Verde mi fa una cosa del genere. Evidentemente ce l'ha con me. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale, adesso la cronaca. 200 grammi di marijuana nascosti in uno zainetto non sono sfuggiti al fiuto del cane Horst dell'unità cinofila della Guardia di Finanza di Pescara, che ha permesso di arrestare un 21enne nigeriano richiedente asilo politico sorpreso nei pressi del terminal degli autobus della stazione ferroviaria del capoluogo. Il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Pescara con l'accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga probabilmente era destinata al circuito della movida. Nel periodo estivo i finanzieri hanno intensificato, fanno sapere, i controlli antidroga nelle aree affollate del capoluogo adriatico, come quella circostante la stazione ferroviaria nei parchi, anche con unità in borghese e cinofile. Sempre vicino alla stazione i finanzieri avevano già sequestrato 6 grammi di marijuana a un 26enne, anche lì nigeriano. Nel weekend, durante controlli nel parco pubblico adiacente il terminal degli autobus, un'unità cinofila aveva scoperto, nascosti in una siepe, altri 30 grammi di marijuana. Con la cronaca adesso ci spostiamo a Paglieta. Furto con pestaggio, indagano i carabinieri perché un uomo ha sorpreso i ladri in casa ed è stato brutalmente pestato. Questa è la storia che arriva dal comune del Chietino. L'allarme poi è stato lanciato dai genitori dell'uomo, che hanno trovato il figlio a terra in una pozza di sangue. I malviventi sono riusciti a fuggire, però a mani vuote. Come detto, indagano le forze dell'ordine. Sentiamo.
Si sveglia e trova i ladri in casa che lo aggrediscono a manganellate in testa. È accaduto a Paglieta alle 2 della notte. AC, 33 anni, stava dormendo nell'appartamento al piano terra nella casa di famiglia, non lontana dal centro del paese, quando ha sentito il portone aprirsi. Credeva che fosse rientrato il fratello, ma ha capito che c'era qualcosa di strano quando non ha visto la luce accendersi. Si è alzato e ha sorpreso due ladri con una torcia in mano che lo hanno aggredito e picchiato con calci e pugni, ferendolo alla testa con un corpo contundente, probabilmente un manganello o arnese da scasso, e fratturandogli il setto nasale. A seguito della colluttazione, l'uomo è riuscito a far fuggire i malviventi a mani vuote. L'auto utilizzata per la fuga, una Fiat Panda, è stata ritrovata alla periferia di Paglieta. Il trambusto ha svegliato i genitori che vivono al piano superiore e hanno dato l'allarme. Trasportato al pronto soccorso di Lanciano, la vittima dell'aggressione ha avuto alcuni punti di sutura in testa e una prognosi iniziale di 20 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri di Paglieta e della compagnia di Atessa. Adesso torniamo a Pescara, dove è tutto pronto per la notte dello shopping You Wanna Be Americano, due eventi che si terranno l'11 di agosto nel quadrilatero del centro commerciale naturale cittadino. Sentiamo. Il terzo evento dell'estate è dedicato al commercio e allo shopping in accordo con le associazioni di categoria, con i commercianti che hanno dato un grande contributo per la realizzazione di queste manifestazioni che esaltano la funzione del centro commerciale naturale. Tre elementi fondamentali, tre ingredienti: l'offerta commerciale di qualità, i saldi, quindi promozioni scontate per tutti coloro i quali arriveranno a Pescara, un'esperienza emozionale unica derivante da questo straordinario appuntamento, oltre 30 location musicali dedicate agli anni 50 e 60 e tantissime iniziative anche organizzate singolarmente dai commercianti che vengono messe a sistema in questa straordinaria notte che noi riproponiamo appunto per esaltare quella che è la funzione commerciale della città, per richiamare un grande pubblico anche nel mese di agosto, e quindi ci prepariamo alla chiusura di questa straordinaria stagione che ha rappresentato oltre 200 manifestazioni nella città di Pescara. Vogliamo far rivivere appunto un'esperienza emozionale, quella degli anni 50 e 60, e quindi ci saranno tantissimi spettacoli a tema. L'anno scorso abbiamo avuto una grande risposta di pubblico, quindi ci auguriamo che anche quest'anno tantissime persone arriveranno in città per fare acquisti in occasione della finale dei saldi, ma anche per vivere questo straordinario appuntamento a tema, come è stata a tema quella dedicata allo sport e poi quella dedicata in occasione dei saldi all'avvio del 7 luglio. Una manifestazione che ripeteremo per esaltare la funzione del centro commerciale naturale anche nei mesi invernali, quindi già stiamo lavorando per le luci d'artista e le altre manifestazioni appunto che esaltano questa funzione commerciale della città. Proseguiamo con la pagina degli eventi. 11 e 16 agosto a Tortoreto sono le due date che segnano il ritorno del Palio del Barone. Andiamo a scoprire l'evento per quest'anno nel servizio di Paolo Sinibaldi. Presentata la 18ª edizione del Palio del Barone, grande evento del comune di Tortoreto. Ne parliamo con il vice sindaco della cittadina adriatica, Francesco Marconi. Ormai il Palio del Barone è un evento che non solo pone in di luce brillante questa amministrazione, questo territorio, che lo pone, diciamo, anche a livello provinciale, regionale, ma anche al di fuori della nostra regione. Emozionatissimi il nuovo barone Cristiano Scarpantonio, la nuova baronessa Martina Zacchei hanno assunto questo nuovo incarico per i prossimi 3 anni. Una grandissima emozione, siamo felicissimi e onorati di essere stati selezionati e veramente ringraziamo tutti, a partire dagli organizzatori e da Ennio Guercioni, che è il presidente dell'associazione Le Due Torri, che ci ha veramente dato una mano anche per ci ha spiegato tutte le modalità dell'evento, che noi le operazioni che dovremmo fare, ed è un palio che noi abbiamo sempre seguito ed è veramente una vetrina importante per il territorio, e io ci tengo a precisare che sono veramente legato alla città di Tortoreto, e quindi per me è una gioia grandissima. Poi abbiamo un impegno anche di lunga data, triennio, che onoreremo col massimo impegno. Ma guarda, noi siamo felicissimi e siamo onorati, speriamo di essere all'altezza del ruolo che andiamo a ricoprire, e niente, non vediamo l'ora che arrivi.
Ancora appuntamenti nel prossimo weekend, arriva l'undicesima edizione di Pecorino e Pecorini che si terrà a Farindola nel centro storico, previste degustazioni guidate di vini e formaggi pregiati con 20 cantine e altrettanti caseifici impegnati. Vediamo. Undicesima edizione di Pecorino e Pecorini, si torna a Farindola per questo appuntamento che ormai è diventato un classico di metà estate, la briciosa. Quest'anno, come ogni anno, ormai undicesima edizione di Pecorino e Pecorini, rimaniamo sempre sulla scia della riscoperta enogastronomica del centro storico, della bellezza paesaggistica di tutto l'Abruzzo, che a Farindola si rispecchia in quell'angolo di montagna che oggi vuole rinascere, vuole rifiorire, e con Pecorini e Pecorini cerchiamo di portare persone che possono apprezzare sia le nostre risorse enogastronomiche che le nostre risorse ambientali, culturali e paesaggistiche. Previste degustazioni di vini, assaggi di formaggi, di miele e di altri prodotti tipici della nostra regione. Sì, come ogni anno ci discostiamo sempre dalla classica sagra, perché noi siamo un dopo cena e cerchiamo con dei specialisti sommelier e con dei gourmet di fare gli abbinamenti sui vini, sui formaggi e sulle altre tipicità come il miele, il cioccolato e soprattutto il nostro prodotto di nicchia, la stagionatura del pecorino di Farindola in fave di cacao e miele, che quest'anno potranno essere degustate con una particolare selezione di prodotto e con diverse tipologie di stagionamento, grazie ai maestro Centini e al presidente e al vicepresidente del consorzio di tutela del pecorino di Farindola. Ci saranno oltre 20 cantine che esporranno i loro prodotti e tante aziende agricole abruzzesi. Tantissime aziende agricole rispondono ogni anno alla chiamata e abbiamo più di 20 cantine, produttori di formaggio di pecorino di Farindola, abbiamo 5 produttori di pecorino di Farindola, abbiamo produttori di salumi, cioccolato, miele, e nello specifico poi abbiamo anche pane di Farindola, olio abruzzese di Farindola, e soprattutto dobbiamo in questo caso ringraziare tutte le aziende ma anche i nostri sponsor, e vorrei ringraziare in particolar modo Abrex che ci dà e ci aiuta ogni anno a poter far sì che questo evento si svolga. E adesso la pagina dello sport, chiaramente parliamo della Coppa Italia e del Pescara, della partita che si è disputata ieri sera allo stadio Adriatico Cornacchia. Inizia con una vittoria la nuova stagione del Delfino targato Pillon, che ieri sera ha battuto il Pordenone arrivando ai rigori, però partita finita 6-5 dopo i calci dal dischetto. Successo sofferto per i ragazzi del Pescara, che domenica a Verona affronteranno il Chievo nel turno successivo di Coppa. Noi adesso andiamo a vedere insieme il servizio della partita e poi ascoltiamo anche le impressioni dopo gara del tecnico Pillon, che ha anche parlato del mercato. Vediamo. Sarà il Pescara ad affrontare domenica 12 agosto al Bentegodi di Verona il Chievo di Mister Danna. Ci sono voluti però i rigori per decidere il passaggio del turno dopo 120 minuti equilibrati in cui il Pordenone ha tenuto validamente testa ai biancazzurri, che alla fine si sono imposti per 6-5. Pillon riparte dal 4-3-3 e schiera davanti a Fiorillo, Zampano, Gravion, Scogliamiglio e Balzano. A centrocampo ci sono Memushai, Brugman e Macin, mentre in attacco spazio al trio composto da Mancuso, Cocco a sorpresa e Antonucci. Fra i biancazzurri assenti Campagnaro, Del Grosso, Canutè, Elizalde, Marras e lo squalificato per rotta. La squadra di Tesser in campo anche in questo caso con il 4-3-3 presenta giocatori di valore quali Misuraca, Berrettoni, Burrai e Bombagi. Panchina per il rosetano Luca Lulli sotto la direzione del giuliese Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Si comincia all'Adriatico di fronte a 4.000 fedelissimi tifosi pescaresi. Delfino subito propositivo con Antonucci, pericoloso al terzo in area friulana. La risposta ospite arriva al decimo con un tiro al lato di Misuraca. Passa un minuto e Berrettoni chiama Fiorillo alla prima parata della serata. Ancora il portiere biancazzurro protagonista al tredicesimo su conclusione insidiosa di Candellone.
Barone. Si muove bene l'11 ospite che al quarto d'ora arriva ad un passo dal vantaggio con Fiorillo che dice per due volte no a Candellone e la formazione friulana a far vedere le cose migliori con una manovra di gioco molto più fluida dopo una fase equilibrata ma giocata su buoni ritmi nonostante il caldo. Al 29esimo c'è una fiammata del Pescara che per poco non passa con un mezzo pasticcio del portiere Meneghetti su tiro di Cocco con Memusciai e poi Mancuso che però non ne approfittano. L'ultimo quarto d'ora della prima frazione vede al 43esimo l'occasione più ghiotta per la squadra di Pillon con Meneghetti che con i piedi salva su Mancuso. Il gol biancazzurro arriva proprio allo scadere con Brugman che scambia ancora con Mancuso prima di bucare la porta nero-verde per l'1-0 del Pescara con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa si riparte senza sostituzioni e con i biancazzurri insidiosi al terzo con un tiro a giro di Antonucci a cui Meneghetti si oppone da campione così come al settimo su punizione di Gaston Brugman. Il Pescara vuole provare a chiudere il match rischiando però al decimo su colpo di testa di Berrettoni. La gara così come nel primo tempo è godibile e giocata su ritmi da campionato. I biancazzurri soffrono meno la verve friulana rispetto al primo tempo ma al 22esimo Scognamiglio va a commettere fallo in area su De Agostini, intervento netto e rigore per il Pordenone con Burrai che dagli 11 metri non sbaglia per l'1-1. La gioia del pareggio ospite dura però 60 secondi visto che qualche attimo dopo grazie ad un'ottima intuizione di Memusciai la palla arriva ad Antonucci che sul filo del fuorigioco serve a centro area per il liberissimo Cocco che non sbaglia riportando la sua squadra in vantaggio. Al 31esimo Pillon richiama Mancuso in panchina per Bunino, due cambi anche fra gli ospiti con Lovisa e Ciurria in campo per Berrettoni e Candellone, gara che non regala un attimo di pausa con l'indomabile Pordenone che trova il nuovo pari con una prodezza di Magnaghi. Il Delfino non ci sta e al 36esimo ci prova Macin che manca di poco il bersaglio grosso. Si avvicinano i supplementari con il Pordenone pericoloso anche al 46esimo con Semenzato prima del triplice fischio di Di Martino. Si ricomincia così dal primo supplementare con Pillone che al quinto spedisce in campo Monachello per Cocco, spazio poco dopo a Palazzi per Memusciai e nel Pordenone all'abruzzese Luca Lulli per Misuraca. Il giocatore rosetano si vede al 14esimo quando va vicinissimo al 3-2 con la palla fuori di un soffio e poi la respinta di Fiorillo su punizione insidiosa di Burrai. Nel secondo supplementare non accade molto, anche se al sesto Bunino si divora il gol del 3-2 calciando malissimo davanti a Meneghetti. C'è spazio poi anche per Proietti che prende il posto di Antonucci e sarà proprio lui a decidere la gara. Dal dischetto De Agostini mette fuori Brugman in sacca per il 3-2 prima di Burrai che fa 3-3 spiazzando Fiorillo. Monachello colpisce la traversa, poi Bombaggi segna il gol del 3-4. Macin mette alto, seguito poi da Ciurria per il 3-5. Gravion segna invece il gol del 4-5 e tiene in vita il Pescara. Stefani fallisce il gol della qualificazione per il Pordenone con Bunino che invece non sbaglia per il 5 pari. Si va avanti per il sesto rigore con Bertoli che mette alto e Proietti che non sbaglia per il 6-5 che vale la qualificazione per un Pescara però ancora da rivedere. Ci facciamo male da soli, nel senso che abbiamo perso tante palle in uscita e lì abbiamo avuto le difficoltà più grosse. Quando tu troppo sicuri anche del possesso palla, di venire fuori da dietro facilmente, troppe palle perse, passaggi sbagliati. E questo è anche il periodo, diciamo, la condizione non è ancora ottimale. Noi abbiamo lavorato tantissimo. E sarei preoccupato se vedessi la squadra brillante adesso, vi dico la verità. Io ho quasi piacere che ci sia stata una partita così difficile perché ci si abitua alla sofferenza, ci si abitua alle difficoltà, si capisce dove dobbiamo andare a lavorare perché se le cose andassero tutto bene vai a 2000 all'ora vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Il discorso del mercato poi è tutto un problema nel senso che alle volte succedono negli ultimi giorni succede qualcosa che devi essere pronto a dire sì, no, vediamo cosa fare. Però io sono contento adesso per quello che ho, nel senso che, come ho detto prima, sugli esterni secondo me abbiamo quattro esterni, per me, tutti e quattro grandi potenzialità. Mancuso, Maras, Antonucci, Capone, davanti ne abbiamo tre. In mezzo al campo, secondo me abbiamo un centrocampo. Adesso arriverà anche Melegoni, abbiamo preso Greco,
che può giocare sia terzino sinistro che a mezzala o alto, sicché può fare anche quello. Insomma, noi al centrocampo abbiamo Canotè, abbiamo Proietti, abbiamo gente. Io mi auguro di iniziare il 2024, perché noi abbiamo programmato, siamo partiti il 9 luglio, siamo partiti e abbiamo programmato le 7 settimane per arrivare giusti lì. Perciò non ho problemi se partiamo il 24. Io mi auguro di partire il 24 perché non vedo l'ora di iniziare, sinceramente. A me non piacciono i proclami, arriviamo ai playoff, arriviamo primi, non mi piacciono queste cose. Io cerco di ragionare sempre partita dopo partita e la mia mente non va oltre a quella partita. Adesso penserò al Chievo e non oltre. Sarà il campo a dire se saremo una squadra veramente coi fiocchi. Sarà il campo a dirlo, non le parole le porta via il vento, è il campo che parla. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il nostro telegiornale. Il TG6 si aggiorna alle 19. I nostri servizi li trovate sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Buon proseguimento con la nostra programmazione.